Quando aveva 13 anni, la primavera pensa, pensava: bene, forse lei, è, forse lei è abbastanza intelligente per fare una scuola più alta. La seconda, in tedesco, o il ginnasio. Allora mi hanno mandato in un. Conosco solo il nome francese, Closetre. Closetre. Azzuc. No. Sì, Azzuc. E questo monastero, hai detto? Si chiamava Maria Opferung. <ride> mm -hmm. <coughs> e tutte le le, le bambine come io Avevano un'aufgabe, uh, dovevano fare qualcosa okay. a, a parte della scuola. E io dovevo portare uh, le cose del letto, da una stanza all'altra, uh, le, le cose del letto delle suore, no? Da, da una stanza a un'altra. E vicino a queste due stanze era la biblioteca. Che bello. Mi ricordo quando, quando parlo di quello lo sento ancora perché tutti questi erano bello, sai? Un shleggo. Io dovevo sempre andare qui per andare nell'altra stanza. Allora un giorno ha detto, perché una cosa che senti così buona deve anche essere interessante, no? Allora sono andato a Zug in la città, ho preso una chiave, chiave per questa biblioteca e sono andato in la città e ho detto al Signore, senti Mario, mi fai un dubbio? E lui ha detto, ma perché? Ho detto, ma non ti dico, ho bisogno di un double. E lui mi ha fatto per tre franchi in <ride> E questi ho volato perché non avevo soldi, no? Allora ho preso questa chiave e sempre quando dovevo portare la lingeria in questa, da questa stanza in, in l'altra, sono andato in questa biblioteca, ho preso un libro. Ho cominciato da A e sono andato a letto la sera e sotto ho, ho comprato una lampada e sono andato in letto con questa, letto con questa lampada sotto la tecnica. Ho letto tutta la notte e la giornata ho, ho oh, oh, Dormito in la scuola, <ride> ma ho letto tutto perché le suore in questo tempo avevano anche i libri um, che era per le gente cattolica sull'index, Sartre, Nietzsche. Tutto. Tutto. Non ho capito niente, ma quando ero più grande, dopo abbastanza 20 anni, ho capito che ho letto tutto quello. Eh, sì, mi, mi ricordava, sai. E questo penso era... Ma lei penserà Così ho cominciato a scrivere anche io, bene, 3-4 anni più tardi. Um, e quando ero più grande ho cominciato a leggere tutto, tutto. E questo ha formato la mia lingua, sai? Sai, la proio in tutte. Adatto questi bambini alla psichiatria perché si deve vedere la psichiatria eh, negli anni 50 era ancora eh, molto, oh, indietro. Sì, molto indietro e non sapevano no, ancora niente di, di, delle, delle medicamente che hanno eh, se, 56 è venuto il Valium era la prima, il primo medicamento contro i problemi. Eh, i... Sì. Eh, noi, i bambini della Proveniente, erano perché non avevano madre, Pablo, per reclamare i suoi diritti e tutto quello, allora noi eravamo una cosa sperimentale, no? come a me mi hanno fatto la lucerna mi ricordi ancora del nome di questo dottore dottore Keller um, mi hanno fatto elettroshock quando avevo 5 anni era proibito già in questo tempo ma l'hanno fatto per vedere come io ero. E, sì. e tu te lo ricordi sì sì mi ricordi ancora benissimo perché in questo tempo hanno fatto eh, senza eh, narcose. Allora te hai vissuto tutto, sai? Cioè, quando hai ti tutto. hanno, sì, quando ti hanno messo a letto, così, qui le gambe, le, le, eh, mi ricordo ancora delle elettrodi qui. E l'ho <susk> E la paura il dolore tutto assurdo. anche perché un bambino cioè che cosa pensa quando gli succede una cosa del genere no? Cioè... muore niente altro. Che... e non sai perché è quello tipo non sai perché ti stanno se... facendo così del male ti ricordi al Stanzeido ho no? scritto sì. perché mamma perché Perché pensava sempre la mia mamma che mi ha fatto quello è la prima cosa che pensa no certo, come bambino sì. e non sapevo che era una istituzione molto più forte che la mia mamma perché la mia mamma era 30 anni in, la, in una casa psichiatrica ma per la stessa ragione sempre per la propria gioventù sì eh? sì lei era la prima, gli anni 24. 23 hanno aperto questa istituzione e 24 hanno preso le primi bambini. Quando ho scritto il mio primo libro, Steinzeit. Quando questo era in un, una buchandlù, sapevo adesso addio. Sono libera. Sì. E dopo, bene, in questo tempo ho fatto tutto la, il mio lavoro politicamente, no? contro la proiettite, contro le start, tutto quello. Allora ho fatto la conoscenza anche di tanti, gente, così. Eh, sì, penso che quello per me era il momento, ma si deve dire anche oggi, quando non faccio attenzione, qualche volta sono ancora in questa situazione. Mi succede veramente, qualche volta la mattina mi sveglia, come sempre alle 5, non lo so perché sono le 5, ma sono sempre le 5, mi sveglia. E mi, mi chiesto dove sono. E mi trovo di un momento all'altro in uno di questi casi. È strano, eh? Ma questo resta in tutta la mia vita. Penso a quello, non si può dimenticare. Qualche volta una tristezza, ma qualche, qualche volta anche una violenza orribile. Perché io non sono una natura molto calma? Sì. E qualche volta penso, mamma mia, ma si deve vivere con quello, non si può fare altrimenti, no? <ride> Tu scrivi poi, no? Sì, sì. Nei libri c'è questa. Sì, in tutti i miei libri c'è momenti che parlano di questi momenti della mia infanzia. Ma. non mi piace di scrivere autobiografica, sai? Mm. Eh Anche Steinzeit. È un romanzo, non è autobiografico c'è tante altre cose dentro, ma c'è sempre una cosa da me, anche. E io penso che la letteratura è fatta così. Non si può mai parlare di una cosa che non hai vissuto. Tutti i romanzi sono pieni della persona che l'ha scritta. Scritta. Ma il processo È più interessante quando si va emozionalmente, sempre da un'altra parte, no? Da un'altra parte. Ho un temperamento anche abbastanza forte. E in tutti questi casi, che io ero nelle case psichiatriche, ma anche nelle case per bambini, e dopo in le case per le mm -hmm. Schwerer, si parla, eccetera, eccetera, eh, la, possibilità, la possibilità di sopravvivere era solo la violenza. Eh, io penso. Anche quando non ho mai ammazzato qualcuno e non. batto e tutto quello. Ma penso oggi che. è possibile che quando nella in mia infanzia, è vera di situazione, entsprechend gewesen che io amazzo ma è meglio la poesia, le romanze, tutto quello come avete visto in questo eh, video di, di Valentina Pedicini emerge forte tutta la storia di, di Mariella Meir la sua opera e quello che lei ha lasciato eh, nei suoi libri ed è per questo che sono felice di dare il benvenuto a Anna Rochat, che penso che conosciuta, eh, scrittrice, ha ricevuto eh, il premio di svizzero di letteratura ehm, con il suo ultimo eh, libro, Gli anni di Nettuno sulla Terra. È traduttrice, ha tradotto Zeland, Dürenmatt Christine Levant tra gli altri e proprio le opere di Maria Lamier, quindi ci sembrava eh, appunto poi l'evento è anche nato proprio grazie a lei, eh, d'obbligo eh, parlare con lei di, di questa eh, grande autrice. E poi eh, c'è cioè con noi stasera... Eh, Thomas eh, Menegger, che già Marco prima ha detto essere eh, il presidente dell'associazione Olinda, eh, psichiatra e psicoterapeuta, collabora con eh, Baobab e um, ha scritto eh, molto su, eh, sulla, sulla psichiatria e sul suo rapporto anche, ne parlavamo prima, con il teatro. E i luoghi di cura ma anche proprio ha riflettuto grazie alla, alla sua esperienza eh, a Trieste negli anni Ottanta sui eh, luoghi di costrizione e eh, proprio sull'istituzione sull dove le persone vengono messe appunto quando hanno eh, delle, dei problemi eh, psichiatrici o quando li vengono diagnosticati ehm, quindi partirei subito ehm, Parlando di, di, questo, di questo video che abbiamo visto, e chiedendo un po' a, ad Anna se ci può raccontare appunto che cosa eh, porta la scrittura di, di Mariella Mer. Lei ha accennato alcune, alcuni aspetti, come la violenza, ma allo stesso tempo mh, racconta sempre di questa necessità di allontanarsi dall'autobiografia. Sì, credo che Mariella in questo video sia molto. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, grazie di essere venuti. E purtroppo Mariella possiamo averla solo così adesso, a chiasso letteraria è stata presente in carne ed ossa molti anni fa, più di dieci credo. No? E, ecco. Però direi che questo video di Valentina la rende molto viva davanti a noi e molto con quella eh, capacità di andare al punto che, che Mariela ha e, e che ha nei, nei suoi momenti migliori, e anche quando si trova di fronte degli interlocutori che ritiene degni della sua. Diciamo schiettezza e, eh, e arguzia anche. In questo, in questo video, una delle cose più forti che dice è proprio la questione della scrittura: di che cos'è la scrittura come eh, surrocato della violenza, da un lato lo dice, e dall'altro. Eh, questa scrittura che deve contenere chi scrive, ma non è chi scrive. Appunto, emotivamente dice lei, bisogna essere da un'altra parte, no? questo è, credo sia di insegnamento per chiunque scriva. No? E se lei riesce ad essere da un'altra parte emotivamente, beh, ci può riuscire chiunque. Ecco, se, se lei è riuscita a fare questo salto di mettersi fuori. Eh, dalla scrittura per scrivere ecco questo, e eh, eh, questo è una, è una cosa che io ho imparato traducendo. Mariella l'ho tradotta eh, tanto per tanti anni e, e ho sentito. Questo esercizio ho tentato di farlo anch'io. Lei me l'ha chiesto proprio. Era una delle sue. Eh, dei suoi punti fermi, e eh, però, appunto, una, un libro che è un po' fuori, dalla, eh, anzi è del tutto fuori dall'opera letteraria, e che però in qualche modo la. Eh, sì, ne, ne è anche la ragione è questo discorso insomma ne pone le basi no? anche se anni dopo però eh, questo, questo discorso che abbiamo pubblicato appunto un anno fa e eh, che è nato proprio come idea per chiasso letteraria il libro perché eh, la cosa è nata così noi eh, siamo stati invitati eh, betta e io per la giornata della memoria al liceo di Bellinzona, e eh, in quell'occasione io ho sentito questa conferenza di Betta che era già stata in parte pubblicata, su, appunto sul mulino, dove lui aveva messo anche, anche il discorso di Mariella. E mi sono resa conto anche dell'ampiezza della, dell e eh, della grande capacità che, che Betta ha in questo, in questo discorso, come già diceva Mario, Marco prima, di, eh, di mettere la vicenda dei, dei bambini jenisch, dei kinder der Landstrasse, all'interno della, eh, della questione eugenetica a livello europeo, se non addirittura eh, mondiale. E, eh, e bisogna dire che eh, appunto a livello europeo e mondiale la Svizzera spicca veramente per, per la sua eh, anche determinazione nell'applicare eh, i metodi dell'eogenetica E eh, ecco, questo, questo, in questo in questo saggio, eh, in questo discorso. Che, che succede al saggio di, di Betta, eh, Mariella Mer, io credo dica una cosa, eh, almeno a me eh, ha colpito soprattutto questa eh, cosa, cioè ci hanno dato gli atti, li leggiamo e questa cosa, il fatto di leggerli ci inchioda a quello che loro dicono di noi, cioè, noi non possiamo più toglierci da quell'immagine di noi che loro hanno e in questo la prigione si chiude ancora una volta no? su di noi. Eh, ecco, questo in fondo è, è, la, è la grande contraddizione di tutta la, la vita e della letteratura di Mariella, cioè dell'essere prigioniera in qualche modo di questa immagine e di uscirne forse davvero solo con la letteratura. Questo, io finisco qui. Lascio la parola a Thomas, <ride> sì. ma eh, sì, ehm, hai subito giustamente parlato di questo libro che in un certo senso si eh, si allontana eh, da, dalle altre opere di, di Mariella perché ehm, forse per chi eh, non lo sa o che, chi non ha avuto modo di, di leggere l'introduzione a questo evento, si tratta di un discorso che Mariella Mer tenne nel, ehm, nel 98, quando le viene conferito il dottorato honoris Causa all'Università di Basilea. E Mariella Mer eh, si presenta e eh, porta uno dei temi cardine su cui si è battuta non solo come scrittrice, ma anche come giornalista in tutti gli anni precedenti, perché il progetto eh, Kinder der Landstrasse, di cui si parla nel video, inizia già eh, nel 26 e va avanti fino al 72, lei lo nomina tante volte in questo, in questo video. Lei, eh, appartenendo al popolo Yenish, è stata vittima di, di questo programma promosso dalla Pro Juventute, un programma che eh, toglieva appunto, i bambini Yenish dalle loro famiglie e li metteva chi eh, in dei conventi, chi in degli orfanotrofi, chi eh, affidati a delle famiglie e chi ehm, in dei centri eh, psichiatrici dove lei appunto, poi racconta che si facevano anche degli esperimenti. Quando si legge questo, questo libro, eh, sembra quasi assurdo che si sia potuta creare una situazione tale, una, eh, una collaborazione tale a livello istituzionale che ha permesso l'andare avanti di un progetto del genere per 50 anni. Eh, Thomas eh, Menegger, eh, ne hai parlato eh, sia nell'introduzione all'edizione tedesca. E eh, come persona di, di questo ambito eh, vorrei chiedere eh, prima di tutto che cosa è stata la scrittura di, di Mariella Mer all'interno di questo dibattito. E poi com'è stato possibile che appunto si sia creata questa collaborazione in fondo tra tanti eh, enti. Una domanda <ride> difficile. No, forse eh... C'è una cosa molto sorprendente, è che tutti gli esempi che faceva Marco prima, un po' dei, degli scheletri, mica tanto solo scheletri, ma diciamo ehm, delle immense porcherie che sono state fatte da istituzioni svizzere nei confronti delle persone che loro dovevano, delle quali si devono prendere cura. Eh, si parla da poco e si parla da dieci anni, ma non di più. E ci sono anche motivi perché è difficile parlare di questo, soprattutto de, 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 delle persone che hanno vissuto. Eh, queste eh, violenze, che hanno difficoltà di raccontare. Uno dei motivi è che Mariella in fondo l'ha accennato nel film quando parlava di essere cavia per elettroshock: cioè, immaginatevi una strusita infinita, no? una cavia. E come mai un bambino come fa a spiegarsi che deve subire elettroshock e altre violenze? E il, il meccanismo che si crea che non si sentono semplicemente vittime, ma si sentono colpevoli come se loro avessero loro una colpa di quello che gli sta succedendo. Altrimenti come, come si fa a spiegarsi questa cosa? Quindi questo intreccio tra vittima e colpa è estremamente difficile di districare per poi trovare un racconto. Nella lettera alla sua madre, Mariella parla, parla di Schlemil e della persona che vende la propria ombra al diavolo e perde la propria identità. E questa storia dell'ombra in fondo mi ha sempre accompagnato nella letteratura di Mariella ed è come queste persone che hanno subito questo enorme repertoire di violenze sono costrette a vivere con delle ombre molto piccole, quasi inesistenti, e che, e che se volete, anche gli operatori i medici che poi applicano queste violenze e di questo poi volevo parlarvi meglio, probabilmente anche loro hanno un'ombra molto piccola. E, e, e quando Anna parla di letteratura, ed è anche Mariella, la letteratura mi ha salvato. Lei si è creata un'ombra grande, nel senso che è riuscito ad allontanarsi e quello che si vede finalmente è un'ombra grande di quello che succede. Questo gioco lo conoscete bene, no? Più sono distante da una fonte di luce, più più grande diventa quest'ombra. E questa ombra grande letteratura. E per me quello che mi affascina moltissimo Marine Lamère è che non, non, non accusa, cioè non scrive libri accusatori, no? ma lei fa letteratura, ed è una sorta di stanza morale per questo paese. E per me un libro che assolutamente dovete leggere, da Kind, eh, la bambina, tradotto da Anna. Eh, un libro molto, molto duro, ma un libro che andrebbe proprio nell'elenco dei grandi scrittori svizzeri: Gotthelf, Keller, Mayer, Mariella Meir. E, e questa istanza morale è qualcosa che in fondo di questo il paese ha bisogno c'era Brodsky, Brodsky che una volta diceva che la letteratura è l'unica forma di assicurazione morale di cui una società può disporre ed è credo che è proprio questo che fa Marielle e' per questo è così importante per questo paese. E, mh... Non ho ancora risposto. Ah, all <ride> allora, no, partendo dalla La difficoltà, partendo, sì, partendo la difficoltà da. del, delle persone stesse di parlare ha fatto sì che ci volevano tantissimi anni. No? Ehm, le, le, i bambini che sono stati messi in orfanotrofi o in istituti con un atto amministrativo, questi dati sono venuti fuori negli ultimi dieci anni e hanno, queste persone hanno cominciato a raccontare all'età di 50, 60, 70 anni. Perché è difficile? Ma poi c'è un, un altro elemento, questo è tipicamente svizzero. No? Se per esempio in, in, in altri paesi... Ehm, come la, la, tutti i paesi nordici, dove, simile come in Svizzera, c'era una forte tendenza all'ogienetica. Sicuramente avete letto ehm, il dibattito in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, dove poi è venuto fuori il, il fatto che fino agli anni Ottanta moltissime donne sono state sterilizzate proprio con questo motivo. Ehm, diciamo di, di evitare un, un carico sociale e di come dire, trovare una soluzione mh, estremamente economica ed efficace. No? Sterilizzare le giovani donne a rischio, che in qualche modo potrebbero aumentare il, la confusione sociale, li sterilizziamo. In, in, quando io ho cominciato a lavorare alla clinica cantonale psichiatrica di Listal, avevo lì varie donne ricoverate che sono state, e questi stiamo parlando eh, fine anni 70, inizio anni 80, sono state sterilizzate, ma non con un atto amministrativo chiaro, nel senso che più o meno gli è stato fatto capire che bisogna fare così. Se in Svezia c'era una legge nazionale che parlava della sterilizzazione, delle politiche, delle politiche di sterilizzazione, in Svizzera questa cosa non esisteva, anche se dal, dagli anni 20 fino agli anni 70 in Svizzera sono state sterilizzate tantissime donne, tra cui anche la mamma di Mariella e, Mar Mariella, e, stessa. e Mariella stessa. In, in, in Svizzera al massimo un cantone em emanava un, un decreto, negli anni... 29, il canton V ha fatto un decreto che permetteva la sterilizzazione ma spesso erano le singole cliniche o oh, gli accordi tra i curatori o eh, comunque de delle istanze locali che decidevano questa è la nostra politica e lo facciamo così quando oggi le le persone che hanno subito queste violenze raccontano quello che gli è successo. Una delle cose più insopportabili che loro raccontano è che si parla contro un muro. Questo, tra l'altro, lo dice anche Mariella no? nel suo libro, questo discorso che lei fa all'università. Eh, L'ha già tenuto una volta in una clinica psichiatrica in, in pochi mesi prima. Certo? Pochi mesi prima. Sì, perché sì. gli atti sono appena usciti, quindi. Sì. Sanct Urban, non so se qualcuno di voi sa dove è Sanct Urban. Sanct Urban è l'ospedale psichiatrico del Canton Lucerna, che è in, in, in fondo, in fondo all'angolo, ultimo angolo confine del cantone. Eh, posto terribile e lei racconta io questo discorso agli psichiatri l'ho fatto davanti alla platea a Sankt Urban e ho parlato contro un muro e oggi c'è un bellissimo film che vi raccomando di vedere si chiama Hexenkinder che proprio racconta dei bambini che sono stati messi in orfanotrofi con atti amministrativi. Anche lì loro, dopo decenni e decenni, raccontano la cosa più insopportabile, che non c'era mai nessuno responsabile. Avevamo sempre solo dei muri di fronte a noi. Ed è questo un, un tipico problema svizzero. Quindi in, in questa situazione così difficile, il fatto che negli anni 70 per la prima volta viene fuori eh, come enorme scandalo eh, la storia degli enici, dei bambini dei jenici eh, che sono stati tolti dai genitori e, e messi poi in, in vari istituti, 614, no? credo. Dal è un numero enorme e che la, la figura che porta avanti questo discorso Mariella Mer che lotta contro un, un, un consenso di un paese che ha sempre pensato che sia normale che, eh, che si possono sterilizzare donne, che si possono usare i pazienti psichiatrici come cavie no? sicuramente avete letto anche anche questo viene fuori in questi anni dai dossier delle cliniche psichiatriche. Quasi tutte le grandi, psichiatri, eh, grandi cliniche psichiatriche in Svizzera negli anni 50-60 hanno fatto esperimenti farmacologici con i loro pazienti senza informare nessuno. E come è stato fatto con Mariella? E queste cose vengono fuori solo oggi, ora, in questi anni. Invece, lì c'era una donna che alzava la voce e diceva queste cose. Aveva di fronte un, un, un conflitto fortissimo e lei è stata attaccata molto forte per il suo prendere posizione. Ed ci voleva un coraggio enorme negli anni 70 e anni 80 attaccare una. Mega organizzazioni come la Pro Juventude, dove il, il presidente onorario era sempre un, un ex consigliere federale, qualcosa di questo genere. Quindi, ehm, allora, questo passaggio dagli anni '70, dove c'era ancora attivo tutto questo mondo. Ehm, di una, chiamiamola, pseudoscienza autoritaria. E funzionava ancora tutto. Contro le, le, le prime aperture di messa in discussione di, di questo mondo, radicalmente, ed è una delle, veramente delle figure più importanti che ha cominciato a mettere in discussione questo mondo istituzionale, è stata una donna, spesso sola, mi ricordo i eh, primi anni 80, lei è stata molto sostenuta dalla, dalla Wochenzeitung, dalla Woz, sì, sì. dal Pjobachter anche. Sì. Sì. quindi eh, enorme. Sì. Eh. Anna Thomas parla appunto di, di questa eh, rottura di questo, di questo muro no? nel, negli anni 70 e poi nel 98... Quando si presenta a tenere questo discorso c'è cioè comunque questa volontà, lei guarda la platea e li mette in guardia, dice disinnescate voi quello che è in corso, no? perché per lei finché c'erano questi atti, insomma, eh, era ancora, come ha detto lui, inchiodata. Alla, alla storia. Come è, com è stato que, que, quegli anni, quando, da quando lei ha iniziato fino a poi al 98 lei è arrivata a fare questo discorso? Sì. Ma eh, non è un percorso lineare, purtroppo. Cioè Quello che, che Thomas diceva prima dei bambini, no? che si sentono vittime, ma al tempo stesso, siccome non capiscono. Perché gli viene fatta questa violenza? Hanno un grande senso di colpa, pensando di essere loro all'origine. Allora, se Mariella nella letteratura riesce a fare questo salto, no? e, e riesce a farlo quando fa il, il discorso pubblico per il dottorato honoris causa, quando scrive la lettera alla madre, peraltro, sono altri aspetti, altrettanti aspetti della sua letteratura, questi. Ma. Lei ha sempre l'esigenza anche di tornare in quel ruolo di vittima. No? Cioè, questa, eh, questa, questo ruolo e questo senso di colpa la risucchiano. Eh, e quindi, se è vero che nella letteratura lei riesce eh, e che come figura politica è stata capace. Di rompere quel muro di silenzio che c'era eh, sulla eh, questione dei, dei Kinder dernstras. È altrettanto vero che lei è ancora lì. Cioè, lei mi diceva e diceva anche i giornalisti nei momenti di, di grande lucidità che ha avuto, in, eh, in varie fasi della sua esistenza, sì, ma io sono ancora quella bambina che è stata a cui è stato fatto l'elettroshock, a cui è stato... Eh, e che non capisce no? perché. Io quando smetto di scrivere, quando sono da sola nella stanza, sono quella lì. No? E non c'è letteratura che riesce a farmi superare questa cosa. E questo io di Mariella lo conosco da quando conosco Mariella. E, eh, dunque, quello che è stato fatto a questi eh, bambini... Eh, c'è stato un, un bello scritto di, eh, di Antonio Moresco su, su questo tema. No, eh, Antonio diceva anche per, una, eh, per la Shoah, no? per un, un Levi che passa per i campi di, di concentramento, per una Ameri, eh, Ci sono milioni di persone che invece non arrivano alla scrittura, ma eh, come, come, come finisce Levi, come, come finisce Mary, alla fine non sopportano questo che è il, il risucchio di quel senso di colpa no? del perché mi è stato fatto questo. È proprio quella la radice. No? Ed è quella la ragione per cui la Shoah e quello che è stato fatto in Svizzera ai bambini Yenisci possono essere messi sullo stesso piano. E questo, per esempio, era un grandissimo cruccio di Mariella. Di non essere abbastanza vittima, di non essere ebrea, di appartenere a un popolo senza una scrittura. No? E questo, ehm, come dire, la, re la rende ai propri occhi, perché poi naturalmente non è quello che, eh, che risulta dal, dall'esterno meno degna di, eh, di assurgere a questo ruolo di, di, di scrittrice, di grande scrittrice, a cui lei aspira e a cui ha tutto diritto eh, a, eh, di, di partecipare. No? Però appunto eh, è, è questa la, la grande contraddizione che permane, cioè non c'è un superamento, non c'è... Una, una linea ascensionale per cui Mariella, come invece si disegna in ogni intervista, lo vedremo anche nell'intervista che vi mostreremo dopo, eh, l'intervista che vi mostreremo dopo è fatta subito dopo questo discorso, lei è appena andata in Italia e dice io adesso basta, adesso è finito, finalmente sono svincolata dalla Svizzera, sono apolide, non appartengo più a questo Stato, tutto ma non morire in Svizzera. E poi di fatto è voluta tornare lei in Svizzera, c'è cioè, un, 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 un meccanismo perverso, no? che inizia lì e lì e... eh, no, allora io credo che a questo punto eh, dovrebbero entrare in gioco i carcerieri, cioè allora, in, in questo testo Uomini Topi, c'è una, una parola che Marella spesso usa è la continuità. Lei dice: Io sono molto preoccupato, preoccupata che in qualche modo quello che è successo a me, anche se ora dicono tutti eh, che non lo facciamo più, ma che basta poco che questa cosa possa riaffiorire. Ed io credo che un, un elemento principale proprio per uscire da queste storie non è che cioè non bastano le scuse di un consigliere federale, non bastano le dichiarazioni degli addetti ai lavori, non lo facciamo più. No? Ma sarebbe importante sapere meglio come si può far meglio che queste cose non succederanno mai più e credo che a questo non si dà risposta e se ehm, quella quello psichiatra che Mariella descrive in questo testo che è bellissimo no? è una figura con una una mentalità chiusa, proprio chiusa. E, e, equivale a un imprigionamento. Cioè, lui è un prigioniero e ho, non si accorge di essere rinchiuso, questo psichiatra, è prigioniero del suo Weltbild, delle sue pratiche. C'è quel discorso di Dürrenmatz no? che sì, parla sì. Ed, um, proprio di questo. E questa, questa modalità predefinita, è, è questa, è questo essere prigioniero, c'è una bellissima immagine di un'altra figura che secondo me assomiglia a Mariella Mir, che è David Foster Wallace. E lui, lui ha scritto un testo bellissimo ehm, che si chiama Questo è l'acqua. E vi racconto velocemente posso sì, sì, certo. questa storiella, ehm, che parla proprio di questa mentalità chiusa. Nuotano due pesci nell'acqua. Incontrano un altro pesce e quell'altro pesce dice Buon'acqua, ragazzi. Due pesci continuano a nuotare. A un certo punto un pesce dice all'altro. What the hell is water? Ma che diavolo è l'acqua? Poi force questo sviluppa proprio l'idea della mentalità chiusa e che cos'è libertà, no? um, ma questo, secondo me, è uno dei problemi principali ed è la chiave di questa mentalità chiusa è l'autoritarismo dietro. E no? ciò che, che, che è alla base di questo autoritarismo è il giudizio, non il pregiudizio, il giudizio. Il giudizio è il sarto che veste il medico con l'abito del potere. E poi questo potere può essere declinato in, in varie forme e può andare fino al dominio, al dominio dell'uno sull'altro. È quello che, che loro descrivono, che Mariella descrive. È il potere in forma di dominio che loro subiscono. E quindi come si esce? Visto che il giudizio medico è lo strumento principale del nostro lavoro quotidiano. Io all'università non ho imparato altro che essere efficaci, veloci, giudicare, tac, diagnosi. No? E nello stesso momento questo è la chiave anche di capire tutta questa sofferenza. E la via d'uscita, e su quale anche in Svizzera bisognerebbe discutere, è che bisogna sospendere il giudizio. Psichiatria. Ma c'è stato questo, questo cambiamento di cui, di cui tu parli, cioè in un certo modo, mh, questa voce sola di, di Mariella che si leva in un contesto svizzero. Eh, Betta dice nella sua prefazione che. Della, il caso svizzero e l'azione della pro sono particolarmente interessanti perché furono definiti in una prospettiva che guardava a quella che è stata chiamata la Santa Trinità per la costruzione del consenso nella Svizzera democratica: neutralismo, federalismo e democrazia diretta. Secondo te questa voce sola che si è, che si è elevata in Svizzera, che ha, che ha portato alla luce? tutta questa, questa storia, poi eh, i suoi libri sono arrivati anche in Italia, dove sono stati anche forse in un certo modo recepiti eh, di più, magari poi Anna su questo mh, puoi dirci, ma secondo te c'è stato un cambiamento, una, un cambiamento non solo scusarsi, ma dico proprio cambiare il modo di trattare le persone all'interno delle istituzioni chiaramente sì magari non c'è stato più l'elettroshock però questo, questa sospensione di giudizio di cui tu parli l'hai potuta constatare in Svizzera o l'hai magari vista da altre parti nella tua esperienza professionale tu cosa ne pensi <ride> <ride> no, qui sei tu Beh, io penso mi sa che ti devi avvicinare sì, scusate. Eh, penso che eh, Mariella in questo discorso non vede una via d'uscita mm. dal, dal giudizio, dalla diagnosi. Anzi, è un discorso abbastanza disperato da questo punto di vista. Eh, questa, questa diagnosi, queste cartelle, questi atti. Che li definiscono e sono introiettati, cioè non, non c'è più modo di, di uscirne. No? E anche là, dove non so con quanta ipocrisia, perché in Italia naturalmente, ogni volta che si andava eh, con Mariella, in una qualche occasione a festival normalmente di letteratura e bisogna dire che Mariella ogni volta che si parlava dei suoi libri diceva però io non voglio parlare della, della questione kinder per so. <ride> e poi più tu eh, cercavi di fare in modo che non se ne parlasse e più lei ne parlava mm. sì. e eh, e c'era proprio un fortissimo bisogno di essere riconosciuta come vittima. Eh, al di là di quello che poi lei fa nei, nei romanzi, che non è assolutamente il rappresentarsi come vittima, ma la Mariella umana di questo aveva bisogno e ha bisogno. E, e, quindi, e questo è proprio il giudizio introiettato, cioè qualcuno da fuori mi dica che non sono così qualcuno da fuori mi dica che non è colpa mia. No? Sì. Allora, singolarmente io credo che non ci sia molta via di uscita, mentre a livello istituzionale sì, hai perfettamente ragione. Cioè, su questo... Quindi, in fondo, da, da queste storie o eh, si prova ad uscire insieme vittime e carnefici dove... I carnefici o chi in qualche modo rappresenta la memoria dei carnefici trovano una strada proprio per far capire ehm, cosa vuol dire libertà, e c'era anche mm -hmm. il titolo libertà, cioè eh, sospendere il giudizio e diciamo negare il giudizio. Non vuol dire abolire, ma questa negazione permette di liberare qualcosa, di far emergere qualcosa che col giudizio viene soppresso e che questa è la relazione. Basaglia diceva, io voglio arrivare a poter lavorare. tra uomo e uomo, From cioè, mens su mens, ma per arrivare là ci vuole un grandissimo lavoro di decostruire tutto questo apparato che è costruito da questo sistema ehm, eh, pseudoscientifico, dove il giudizio è molto importante. Quindi, Sospendere il giudizio significa dare molto più rilievo alle relazioni. E quando a Trieste, per esempio, c'è questo slogan La libertà è terapeutica. Che significa? Eh, la libertà, in quanto le relazioni liberate tra le persone, fuori da questo schema. Di dover in continuazione giudicare che vuol dire costruire delle gerarchie, costruire ehm, questo elemento. Io so cosa è buono per te o io so eh, dove devi andare, eccetera. Tutte queste cose. Qui. Quindi, ehm, questa reciprocità delle relazioni, il, il carattere dialogante. Di un, di un lavoro di cura, tutti questi elementi sono di una estrema difficoltà. Eh, molto, bisogna lavorare tantissimo, ma è questa la strada. No? E finché le istituzioni non si incamminano a, a decostruire tutto questo apparato, sarà anche molto difficile poi arrivare a, a dire assieme. Assieme a Mariella e a persone che hanno guardate, abbiamo sbagliato, ma sappiamo qual è la strada da intraprendere. Non diciamo semplicemente abbiamo sbagliato, punto, no, sappiamo dove andare. Mariella Meer, di Schriftstellerin, ha abschied genommen von der Schweiz. Sie war hier geboren. Sie hat als eines der Kinder der Landstraße die Verfolgung durch die eidgenössische Bürokratie erlebt, und das ist ihr Thema geblieben ein Leben lang. Das Erlebnis der Verfolgung hat sie sozusagen durch die Jahrzehnte verfolgt. Vielleicht ist ihr jetzt, da sie in Italien lebt, die Befreiung gelungen, ein Stück Befreiung jedenfalls, ein Porträt. Auf rotem Samt fand ich meinen Körper wieder. Lange wanderte ich an diesem Berg heran, an den schwarzen Schmerz in der Körpermitte. Wenn die junge Mariella nicht geschrieben hätte, würdest du heute noch leben? Nein. Ich hätte mich umge umgebracht. Sie ist Jenische, Schweizer Zigeunerin. Rund 30 Jahre ihres Lebens hat sie damit verbracht, aufzudecken, was Schweizer Institutionen ihr und ihrem Volk angetan haben. Solange sie in der Schweiz lebte, hat sie ihr ganzes Schreiben diesem Schicksal gewidmet. Heute lebt und schreibt sie in der Toskana. So, oh, das ist fein. Hm? Guck, 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 guck. Wo haben die andere? Sind die noch drin? Du da! Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Bist du schon die da? Jussus, Jussus! Und du es. Guten Morgen! Sie war eines der vielen Opfer der Aktion Kinder der Landstraße. Tausende von jenischen Kindern wurden ihren Eltern entrissen. In Heime und zu Pflegeeltern gebracht. Ich höre eine Tür zuschlagen. Schwere Schritte die Treppe heraufschlurfen. Magen nannte mein Pflegevater die Prügel. Er schlug mich mit seinem Militärgut und weinte dabei. Meist war ich nackt. Jemand bestreicht meine Schläfen, dann Kälte, Schmerz, Schmerz. Aufhören, aufhören, bitte aufhören. Was habe ich getan? Tötet mich nicht, mein Herz, mein Herz hält es nicht aus, mein Kopf zerspringt. Bitte, bitte nicht mehr, nicht mehr. Was hat man mit mir gemacht? Ich bin neun Jahre alt. Was ist das für ein Gefühl, diesen Text heute wieder zu lesen? Es ist derselbe Schrecken. Es ist dieselbe Angst, die ich damals hatte. Ich glaube, ich habe mich nie von diesen Erlebnissen gelöst. Sie begleiten mich ein Leben lang. Zusammen mit ihrem Lebenspartner Uli Ellenberger Lebt sie seit zwei Jahren in Italien, fast paradiesisch. Versuch, im Leben den Schatten der Vergangenheit zu entgehen, die sie im schreiben, so lange nicht losgelassen haben. Jeden Meter ausnutzen, so ist das. Egal, ob man versucht. Jetzt Würde ich jetzt der Nein. Rosa Zwiebelbuchs: Ein Augenblick. Rosas Auge forscht in den angstgeweiteten Augen, saugt sich im Abgrund der Augen fest, sieht, sieht endlich ihr Leben, sieht ihre Wahrheit, ihr Geheimnis, vor das man sich während all der Jahre stellte, ihr den Weg verstellte, damit sie nicht sah. Ein garstiges Brüllen ist zu hören, ehe die Rosa die Zähne entblößt und sich mit einer einzigen blitzschnellen Bewegung am göttlichen Hals festbeißt, zubeißt, die reißenden Zähne nicht lösen kann vom göttlichen Fleisch, bis sich endlich eine Blutfontäne ergießt, in den Mund der Rosa ergießt, die säuft und säuft von dem Blut, grunzt und stöhnt und weiß sich sicher. <laughs> Wieso dieses Gelächter? Was hat Rosa mit dir zu tun? Ja, ich habe endlich ein Alter Ego gefunden. Ich habe 47 Jahre lang ich nach einem Ego, Alter Ego gesucht, das das macht, was ich nie konnte. Dieses Alter Ego tötet ja. Was hat das Töten für eine Funktion? Die Befreiung. Kann Töten Befreiung sein. Töten kann Befreiung sein, da bin ich überzeugt. Und ich weiß es. Und was bedeutet diese Befreiung für dich Befreiung von was? Von dem Schmerz. Der Schmerz. Sie hat ihn mit in die Toskana genommen. Sucht dort nach neuen Wegen, um ihn zu verarbeiten. Ihr erstes hier entstandenes Buch erzählt von Opfern und Täterinnen, von Liebe und Hass. Wieder tötet ihr jenisches alter Ego. Nur Franziskas Beine schlangen sich um mich und ihr Schamhügel rieb sich an meinem, bis die Lust auch mich aus allem hinauswarf. Wir spielten Kreuzigen und lachten, wenn wir so taten, als trieben wir einander alte Nägel durch die Handflächen. Franziska atmete noch. Blut quoll aus ihrem Körper. Lichtschlieren verwischten mir die Sicht auf ihre Augen. Vom Töten müde sang ich ihr ein Lied. Meine Hände tasteten nach den Nägeln in ihrem Fleisch. Mein Herz schlug im Rhythmus des Blutes, das aus Franziskas Herzen strömte. Ich weinte und sang und wiegte den Körper, der mir in den Händen fremd zu werden begann. Franziska hörte mich nicht mehr. Die Gewalt ist geblieben. Es ist sehr viel Zärtlichkeit dazu gekommen. Was heißt das für deine literarische Entwicklung? Es ist eine andere Art von Gewalt, die ich zu erforschen versuche. Eine Gewalt, die nicht so eins zu eins ist, wie das bei Steinzeit zum Beispiel der Fall ist, sondern eine Gewalt, die sich zum Beispiel ergeben kann aus Beziehungen die von vornherein falsch konzipiert waren. Erneut beschreibt sie eine Beziehungsgeschichte. Sie schildert zwei Menschen, die sich bei einer Feuersbrunst treffen. Sie beschreibt eine bizarre Freundschaft. Erst die Idee, einige Sätze, Wörter sind definitiv. Damals im Frühling, als alles begann und anders war. Als das Haus an der Löwengasse brannte statten Rosenbaum Zwerg Sohn einer Hure wenn's bliebt. Liebt hatte Kari verstanden und gelächelt. Kari Kari Wolf 359. Das Lächeln. Rosenbaum übersah es nicht. Rosenbaum hätte gerne über die Freiheit gesprochen. Über die Freiheit des Lächelns. Spielverderber Verräter eine Reihe unanständiger Flüche. Er hatte ein kurzes Verzeihung hervorgequetscht und zugegriffen. Die Hand lag noch immer auf ihrem Schenkel, nun kraftlos, verloren, scheu. Als Rosenbaum endlich die Hand zurückzog, blieb für kurze Zeit ein Abdruck auf Karis Haut zurück. Dann verschwand auch er. Es war das Ende eines langen Sommers. Es war das Ende eines unbarmherzigen Sommers, das Ende einer unbarmherzigen Freundschaft. Neu, glaube ich, ist der Zufall. Ich habe eigentlich im Zusammenhang mit Gewalt nie an Zufälle geglaubt, möchte aber ausloten, ob es diesen Zufall tatsächlich gibt. Also da treffen sich zwei Menschen, die beide eine Geschichte haben. Es ist zufällig, dass sie sich treffen. Sie hätten sich genauso gut nicht treffen können. Und zusammen ergeben sie eigentlich eine geballte Ladung Gewalt. Zufall, Gewalt, Liebe als Quintessenz. Wieso Liebe? Ich glaube, dass sehr viel, was Gewalt betrifft, eigentlich die Wurzel in der Liebe hat. Weil. Wir Menschen wahrscheinlich gar nicht fähig sind wirklich zu lieben. Das heißt, wir verwechseln Bedürfnisse mit Liebe. Und das ist eigentlich die Geschichte. Mariela Meers Exil in der Toskana ist endgültig. Bon, Sie hat sich sogar dazu entschieden, die Schweizer Staatsbürgerschaft abzulegen, sobald sie Italienerin geworden ist. Ich möchte um Gottes Willen nicht in der Schweiz begraben werden. Das war nicht der einzige Grund. Ich muss anders schreiben, lernen. Ich muss die Schweiz ausklammern können. Ich muss die Grenzen sprengen. Und das hätte ich in der Schweiz nie geschafft. Nie? Verleiht die Würde eines Ehrendoktors der Philosophie an Frau Mariella Meer. Die mit eindrücklichem persönlichen Engagement. Für die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und ein, Antisemitismus eintritt, die in ihren Werken immer wieder Formen der Gewalt thematisiert und damit auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit deren Voraussetzungen. Und hier gelingt es mir das erste Mal, glaube ich, Literatur neben meine Geschichte zu betrachten. Der Dr. Honoris Causa. Sie hat ihn bekommen, vor allem auch, weil sie konsequent die Rolle der Schweiz im Umgang mit der Geschichte der jenischen, der Schweizer Zigeuner, aufgearbeitet hat. Ihre Geschichte. Die Gibt es etwas, das sich besonders gefreut hat an diesem Honoris Causa? Sicher. Ich habe von höchster Warte, wenn man so will, meine Staatenlosigkeit attestiert bekommen. Auf dem Dokument heißt es ja nur jenische, also jenikam. Und äh, keine Staatszugehörigkeit, was einmalig ist überhaupt und ich fühle mich eigentlich sehr wohl damit. Das war eigentlich das, was ich immer wollte. Das ist das Verrückteste, was mir passiert ist, wenn ich plötzlich gemerkt habe, hey, du befreist dich von Wurzeln, die dir sowohl im Schreiben als auch in deinem Verhältnis ist den Menschen einfach nur hinderlich sind. Und jetzt hast du alle. Jetzt bist du einfach in dieser Weite. Seit Mariella mehr in der Toskana lebt, schreibt sie wieder Gedichte. Vor kurzem hat sie nach fast 20 Jahren wieder einen Gedichtband veröffentlicht. Wir bauen neue Dächer, moosbedeckt, bereit für jede unverstandene Ordnung. Im grünen Haar des Dachs wird nächstes Jahr ein neues Lächeln nisten.